dalla prima guerra d'indipendenza alle repubbliche democratiche di Venezia, Firenze e Roma. Allora, vediamo come finisce la prima guerra d'indipendenza. E poi, dicevamo che in realtà inizialmente, dopo aver dichiarato guerra ufficialmente il 23 marzo del 48 all'impero austriaco, Carlo Alberto, alla guida dell'esercito sardo-piemontese, dell'esercito del Regno di Sardegna, riesce a conseguire alcune vittorie, sfruttando anche l'apporto dei volontari, dei giovani volontari affluiti in Lombardia da tutta Italia, in particolare dalla Toscana. Ma successivamente viene duramente sconfitto vicino al lago di Garda nella battaglia di Custozza. Ed è costretto, o comunque decide, di firmare un armistizio, quindi di sospendere la prima guerra di indipendenza. Di fronte a quello che agli occhi di Mazzini, di Cattaneo e dei democratici era un tradimento, comunque una rinuncia immotivata, i democratici prendono l'iniziativa e promuovono delle insurrezioni, in particolare a Firenze e a Roma, perché già a Venezia, se vi ricordate, già a Venezia erano al governo, perché l'insurrezione di Venezia era stata guidata dai democratici, da Daniele Manin. Quindi lì viene proclamata, a Venezia viene proclamata la Repubblica Democratica del Veneto, ma invece sia in Toscana sia nello Stato Pontificio i rispettivi regnanti, Leopoldo di Toscana e Pio IX, avevano legittimato dei governi liberali moderati che adesso i democratici invece rovesciano prendendo il potere. Leopoldo, il Granduca di Toscana, Leopoldo II, e Pio IX fuggono, si rifugiano nella fortezza di Gaeta, che era dei Borbone, dove già si era anche rifugiato inizialmente il re Ferdinando di Borbone, tutti insieme, e sia in Toscana sia nel Lazio vengono proclamate delle repubbliche democratiche. In particolare acquista un rilievo maggiore la Repubblica Romana nel Lazio, formalmente in tutto lo Stato Pontificio, ma di fatto il controllo era limitato al Lazio, perché nella Repubblica Romana il principale attore politico era Giuseppe Mazzini, nel senso che Giuseppe Mazzini di fatto guida il governo della nuova Repubblica Democratica Romana, che promulga una costituzione, una nuova costituzione repubblicano-democratica,
e riesce anche a promulgare una legge di confisca di tutti i beni della Chiesa, proponendosi poi di distribuire questi beni, cioè fondamentalmente le terre, di distribuire queste terre ai contadini poveri, ovvero di realizzare una riforma agraria a favore appunto dei contadini meno abbienti. Ma questa intenzione non troverà mai realizzazione, perché per l'evoluzione della situazione bellica nel corso del 49, perché ormai siamo passati dalla fine del 48 all'inizio del 49, nel senso le insurrezioni si hanno appunto nell'autunno del 48, ma poi gli ulteriori sviluppi bellici nella primavera del 49, in particolare perché di fronte a queste repubbliche, no, la nascita di queste repubbliche democratiche, Carlo Alberto teme di perdere il controllo della situazione, o meglio, teme di non poter più realizzare il suo progetto di conquista del nord Italia, in quanto se appunto le repubbliche democratiche si fossero consolidate, ovviamente sarebbe stato poi difficile per Carlo Alberto, per il regno di Sardegna, attaccarle, scalzarle. Pertanto Carlo Alberto decide di riprendere la guerra contro l'impero austriaco per cercare di tornare ad avere la guida del movimento risorgimentale italiano, no? E quindi poi di riuscire comunque a affermare il suo dominio sul nord Italia. Dunque, la prima guerra di indipendenza, che era stata sospesa nell'estate, nell'agosto del 48 con l'armistizio, viene ripresa, riprende nel marzo del 49, ma ancora una volta l'esercito austriaco, ben più potente esercito austriaco, riesce a sconfiggere l'esercito del regno di Sardegna, questa volta nella località di Novara. Quindi no, capite che Carlo Alberto era riuscito ad arrivare fino al lago di Garda, quindi fino alla parte più occidentale del Veneto, e adesso e poi invece era dovuto retrocedere fino all'interno dei confini del regno di Sardegna, e nella ripresa della guerra viene subito sconfitto appena esce dai confini del regno di Sardegna, a Novara, che sapete bene dov'è. E a questo punto la prima guerra di indipendenza finisce con una sconfitta definitiva. Addirittura poi gli austriaci addebitano anche al regno di Sardegna le spese di guerra, ovvero le riparazioni per una guerra che appunto era stata iniziata dal regno di Sardegna. Quindi pesante sconfitta, anche umiliante sconfitta. Le repubbliche democratiche cercano di sopravvivere organizzando dei propri eserciti, ma vengono anch'esse attaccate e sopraffatte. Prima la Repubblica Toscana, in questo caso l'intervento è
esclusivamente austriaco, le truppe austriache da sole riescono ad avere ragione dei soldati della Repubblica Toscana, e quindi viene reinsediato a Firenze il Granduca di Toscana Leopoldo II. Subito dopo la Repubblica Romana, dove nel frattempo era arrivato anche Giuseppe Garibaldi. Allora, Giuseppe Garibaldi, che dopo i falliti moti del 30-31 si era rifugiato nel Sud America, aveva combattuto per l'indipendenza dell'Uruguay contro l'Argentina, che voleva annettersi l'Uruguay, e torna appunto in Italia e diventa uno dei comandanti delle truppe dell'esercito della Repubblica Romana, che però si trova a dover fronteggiare, prima ancora che gli austriaci, i francesi. Perché? Perché Pio IX chiede a Napoleone III, il nuovo imperatore della Francia, ricordiamoci, chiede a Napoleone III di intervenire per permettergli di tornare a Roma, perché poteva permettersi ancora non è diventato Napoleone III, perché siamo nel 49, il colpo di Stato, vi ricordate, all'inizio del 53, fine 49, fine 51, inizio 52, no, è ancora il Presidente della Repubblica, della Seconda Repubblica Francese, ma comunque Pio IX chiede il suo aiuto in cambio del consenso dei cattolici, del consenso che i cattolici francesi già avevano conferito a Luigi Napoleone Bonaparte in occasione delle elezioni presidenziali del 48. Ma poi naturalmente era una promessa di consenso dei cattolici anche per le sue successive avventure politiche, quindi e appunto Luigi Napoleone Bonaparte accoglie molto volentieri questa richiesta, perché ha bisogno del consenso dei cattolici francesi, e quindi manda le truppe francesi a Roma, e truppe francesi insieme anche alle truppe austriache alla fine riescono ad avere la meglio sull'esercito democratico della Repubblica Romana, e quindi anche la Repubblica Romana viene spazzata via e Pio IX può tornare, come da lui desiderato, può tornare a Roma. Naturalmente i Mazzini, i Garibaldi, i leader che riescono a salvarsi fuggono in esilio, vanno in esilio, abbandonano la penisola. Mazzini torna a Londra, Garibaldi va negli Stati Uniti, resiste per ultima, ma questa è l'ultima roccaforte rivoluzionaria in tutta Europa, la Repubblica di Venezia, che viene circondata, o meglio, gli austriaci erano riusciti a riconquistare il Veneto e assediano Venezia, con tutti i problemi, però sapete, Venezia era difesa dalle acque, è una città lagunare, quindi tuttavia ugualmente l'esercito austriaco riesce a porre l'assedio a Venezia, e avvalendosi anche di truppe russe, l'esercito russo aiuta in realtà quello austriaco anche non solo contro gli ungheresi ma anche contro i veneziani, e quindi i veneziani sono affamati, perché naturalmente gli approvvigionamenti alimentari diminuiscono, e soprattutto
scoppia un'epidemia di colera e dunque alla fine devono arrendersi. È l'ultima, appunto, l'ultima città europea che si arrende e che, quindi la sua resa segna la conclusione del ciclo rivoluzionario europeo del 48-49. Dunque, sconfitta su tutta la linea, nel senso che le rivoluzioni del 48-49, a parte il caso francese, però con il ritorno dell'impero, quindi dipende dalle valutazioni, una semi vittoria, una semi sconfitta, come preferite. Comunque, a parte il caso francese, in Germania, in Austria, nella penisola italiana, si attua una, una seconda restaurazione, cioè i regimi assolutistici tornano a imporsi con feroci repressioni, esecuzioni, condanne a morte. Gli austriaci condannano a morte ed eseguono le condanne a morte a danni di molti democratici, ma anche liberali, lombardi, veneti, che avevano appunto partecipato ai moti rivoluzionari. Dal punto di vista dei progetti, programmi politici dei movimenti risorgimentali italiani, sembra confermarsi la bocciatura completa, perché, come abbiamo visto, il programma neoguelfo era fallito sul nascere, appena si era abbozzato, in realtà subito poi si era rivelato invece inconsistente. Il programma neo-sabaudo, quello che appunto si imperniava sul ruolo trainante del Regno di Sardegna, sulla capacità di conquista del Regno di Sardegna, anche questo programma viene seccamente sconfitto, perché l'esercito sabaudo si dimostra troppo debole e perché la diplomazia del Regno di Sardegna non riesce a ottenere alleanze da parte delle grandi potenze europee, ma anche il progetto democratico viene bocciato, perché, come abbiamo visto, appunto, a un certo punto Mazzini, che prima aveva appoggiato Carlo Alberto, vi ricordate che inizialmente, subito dopo le 5 giornate di Milano, aveva accettato di allearsi a Carlo Alberto, e poi però, appunto, di fronte alla scelta dell'armistizio aveva rotto l'alleanza, aveva preso l'iniziativa. I democratici, appunto, avevano cercato di realizzare il loro programma insurrezionale repubblicano-democratico, ma anche loro erano stati sconfitti dalla preponderante forza dell'esercito austriaco, ma addirittura anche appunto in questo caso dall'intervento della Francia, che ancora formalmente, tra l'altro, era repubblicana e democratica. Quindi non solo la Francia repubblicana e democratica, nata comunque da una rivoluzione, la rivoluzione di febbraio, non aveva aiutato i democratici italiani, ma anzi aveva finito per aiutare Pio IX a sgominare i democratici italiani, che poi erano sostanzialmente gli unionisti mazziniani, perché, come già vi avevo detto, a parte il caso di Cattaneo e di pochi
seguaci, amici di Carlo Cattaneo a Milano, il movimento di, appunto, il movimento dei democratici federalisti, democratici che facevano riferimento a Carlo Cattaneo, era un movimento d'opinione, quindi non, in realtà non era, non aveva gambe fisiche. Dunque, il progetto democratico nel 48-49 in realtà è fondamentalmente quello di Mazzini e quello dei democratici unionisti, ma appunto abbiamo detto che non riesce a realizzarsi nemmeno questo. Quindi la situazione del risorgimento italiano alla fine del 49 sembra pessima. Negli anni 50, all'inizio soprattutto degli anni 50, il movimento risorgimentale riprende in base a una riflessione su quanto, sulle ragioni naturalmente, no? Sulle cause della sconfitta del 48-49. Rimangono in campo soltanto due programmi, quello democratico, repubblicano democratico mazziniano, almeno inizialmente mazziniano, e quello filo sabaudo. Mazzini nel 1853 riforma la giovine Italia, la trasforma in partito d'azione, quindi 1853, partito d'azione. Allora, innanzitutto usa per la prima volta proprio il termine partito, almeno per la prima volta in Italia. Di fatto già la giovine Italia era un'organizzazione di tipo partitico, però adesso ancora, lo è ancora di più, è ancora più esplicitamente, ma in particolare questa riorganizzazione legata alla rinominazione, la ridenominazione, consistette in una militarizzazione, nel senso che secondo Mazzini i democratici avevano perso perché non avevano curato abbastanza proprio l'aspetto militare della loro organizzazione e anche al tempo stesso perché non avevano una guida unitaria su tutto il territorio nazionale. Le tre repubbliche democratiche erano nate separatamente le une dalle altre, quindi prima a Venezia, poi a Firenze, poi a Roma, non erano riuscite in realtà a unificarsi. E secondo Mazzini questo era stato un motivo fondamentale della loro debolezza e quindi della loro sconfitta. Dunque, partito d'azione significava da un lato che l'organizzazione democratica doveva essere una sorta di esercito, doveva assumere la forma di un esercito e quindi con tanto di preparazione militare e di gerarchia di comando di tipo militare, e in secondo luogo il partito d'azione doveva fare in modo che nella nuova insurrezione auspicata i democratici agissero su tutto il territorio della penisola italiana in base a un unico comando centrale. Sulla base di questa riorganizzazione Mazzini promuove dei nuovi tentativi insurrezionali già nello stesso 53 a Milano, che però vengono stroncati sul nascere, sono molto deboli e la polizia, l'esercito austriaco riescono a sgominarli facilmente. Quindi
questo senso il prestigio in realtà di Mazzini subisce una ferita. Contemporaneamente invece il, diciamo così, il movimento filo sabaudo si evolveva e otteneva dei notevoli successi grazie a un nuovo leader, e cioè il famoso conte di Cavour, Camillo Benso, conte di Cavour, Camillo Benso, il secondo nome, conte di Cavour. Cavour si scrive con O-U e si pronuncia U alla francese. Cavour, il più noto Cavour, di lui parleremo la prossima volta, cioè settimana prossima.